മെയ് ദിനമാണ്. ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്നിക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു നാച്ചുറൽ റിസർവ് ആണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടികളൊന്നും കയറ്റി വിടില്ല. നമ്മൾ നടന്ന് ഇവിടെ വരണം. രസമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Questo posto si chiama Cascate di San Nicola, nella provincia di Palermo. E noi siamo nel 1° maggio e quindi qua era proprio sbocciato. Tutti i fiori erano così aperti ed era bellissimo. Il prato, i fiori, i papaveri e tutto. Era proprio un campo di fiori ed era bellissimo passeggiare là. Con questo c'erano anche tantissime farfalle, il cinguettio degli uccelli e in più l'acqua che scorre nella cascata. Era bellissimo. È come se fosse un canto leggerissimo e ti faceva proprio rilassare. Era bellissimo questo canto. Nella cascata non ci si può andare con la macchina, quindi dobbiamo parcheggiare la macchina in un posto più lontano. Così noi possiamo fare la passeggiata e andare fin là. È come fare trekking. E non è così difficile fare questa passeggiata perché è molto rilassante. Quindi appena arriviamo possiamo fare picnic tranquillamente. Infatti è un posto molto bello per rilassarsi, per stare con i bambini a fare un picnic e queste cose qua. Però dobbiamo stare attenti a non buttare la plastica. Perché visto che la natura è un posto molto delicato, non possiamo buttare la plastica. Dobbiamo sempre rispettarla la natura. È per questo che è così bella, proprio perché è stata rispettata. Camminando, finalmente si arriva alla cascata, che non è una, ma sono due. Infatti si divide in due parti questo fiume, dove uno va da una parte e l'altra è cascata e così via. Quest'acqua è molto pura, è proprio purissima, è bellissimo, proprio bellissimo farci il bagno a dire la verità. Visto che era maggio e che faceva un po' di freddo, io e i miei amici ci siamo tuffati proprio qua nell'acqua ed era bellissimo. Appena è estate è bellissimo farci il bagno perché quest'acqua è sempre un po' fresca, quindi quando vogliamo farci rinfrescare un pochino questo posto è bellissimo. Ah, vi dico un'altra cosa, qua a parte la cascata e i fiori c'è anche questa una grotta che da lontano non si vede tanto, non si nota, ma da vicino appena vedi una cascata si può notare questa grotta, dove è abbastanza grande e la si può visitare dentro, ci si può entrare e visitarla. Questo posto è meraviglioso, è come se fosse uno spettacolo della natura, io lo adoro, lo amo. Mi piace tantissimo, non ho neanche le parole per dirlo. Questo fiume, questa cascata, abbiamo fatto il bagno dentro, il picnic, tutti questi fiori che abbiamo visto, questo campo di fiori, mamma mia quanti sono belli, la grotta, è stato meraviglioso, è stato stupefacente, molto bello. Infatti siamo proprio saliti, abbiamo fatto arrampicata, siamo saliti proprio sopra la montagnetta dove c'è questa cascata. Mio padre mi ha fatto arrampicare con i miei amici, con mia sorella. Proprio è stato favoloso, no? Questo posto è stato davvero speciale per me. Infatti non mi dimenticherò mai questo giorno. E abbiamo cantato pure una canzone. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E
se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellirai giù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai lassù in montagna. Sottopra lì un bel fior e la gente che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passeranno e diranno che bel fior è quel fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 è quel fiore del partigiano morto per la libertà. Zoom, zoom.